Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, siamo ufficialmente nella postazione estiva. Dunque, devo sapere due cose. Uno, luci, ma bene o male penso di esserci. Due, microfono. Ovviamente, come sempre, ma me lo farete sapere voi. Adesso, invece, iniziamo ad aprire le novità di Yves Rocher, perché da quando non lavoro più con loro, collaboro con loro perché mi inviano le novità ed qui ne vedo tante. Quindi credo di essermi portata dietro tutto il necessario, ma lo scopriremo tra poco. Ovviamente le mie meravigliose salviettine struccanti, perché qui vedo tante cosine di make-up, ma direi di tirare fuori tutto e vedere cosa c'è. Allora, iniziamo con... ci sono delle cose anche imballate, quindi potevo aprirle prima. Ok, dunque, partiamo con questo Anti-Age Global Trattamento Illuminatore Occhi. 92% di ingredienti d'origine naturale, senza parabeni, profumi, ok, con nettare di fiori di gemma bioderivato. Ok, frutto di 7 anni di ricerca, contorno occhi illuminanti. Andiamo a vedere come si presenta, così. Cosa che ho già visto che mi interessa e che ha l'applicatore sferico, quindi di quello che fa bello fresco nel periodo estivo, è bello fresco. Andiamo a vedere. Ok. Non ha profumo. Ed credo che si stenda anche bene. Questo lo mettiamo da provare. I trattamenti per i contorno occhi mi interessano sempre. Poi, sempre contorno occhi, e anche questo ci sta. Allora, filler vegetal, trattamento antirughe rimpolpante occhi con erba cristallina e acido ialuronico d'origine naturale. Quindi andiamo a vedere. Questo è classico con l'applicatore in silicone. Ok, questo è molto più leggero e più fresco. Effettivamente è un anti borse, lo sento proprio bello fresco, mi piace assai. Leggermente profumato, ma gusta, ci sta. E poi vediamo l'ultimo, Lifting Vegetal, trattamento anti-borse sempre con collagene vegetale. Quindi tre linee per il contorno occhi. Sapete che mi piacciono sempre. Anche questo ha l'applicatore in silicone. Questo è proprio tipo fatto a gel, ma adesso ve lo faccio vedere bene. È proprio un gel, però mi piace molto. Allora, ha un assorbimento medio, quindi devo dire che questo è un buon gel, assorbe velocemente, ma resta un pochino appiccicosino. Poi abbiamo questo Anti-Age Global, che è quello con la sfera, che si stende bene, è bello fresco. E questo della Filler Vegetal, che è bello, è un gel bello fresco. Penso che inizierò con questo, sinceramente. Fatemi sapere se voi ne avete provato qualcuno. Poi vedo altre tre cose. Intense Metamorphosi Waterproof. Ok, è il mascara waterproof, perché in estate ci sta. E bello con queste setole, bello in silicone. Allora, sono setole in fibre sintetiche, ovviamente, e mi sa che prendono bene le ciglia. Anche perché ultimamente, sinceramente, con i mascara sto avendo dei grossi problemi, quindi bisognerà che questo lo testo. Ultime due cose, di cui ne ho vista una imballata. Vediamo. Ecco, magari potevo aprirlo prima, ma non lo sapevo. Che cos'è? Ombre Leaf Proof e Shadow. Ah, un ombretto Leaf Proof, lunga durata, non waterproof, ma Leaf Proof. Sto cercando di capire anch'io come funziona. Ok,
Ah, ok, di qua c'è il temperino, dall'altra parte c'è l'ombretto. Ora vediamo. Il colore è molto bello. Guardate che bello. È delicato, un rosa delicato, luminoso, secondo me da solo o come base make-up, ad esempio per quello che ho su oggi, ci sta. E il colore è resistente a tutte le circostanze. Sto cercando il colore Iris, questo qui, ma che bellino. Ok, rimettiamo nella confezione. Ultimo prodotto, e penso che mi piaccia. Super matte fondotinta mattificante riduttore di pori con tè boreale. Ok, beige 150 è questo qui e lo vediamo subito. In estate il super matte ci sta. Dio. Effettivamente è opaco, ma ha una bella, cioè va proprio tirato, va proprio tirato. Ok, però una volta, quindi dita o spugnetta sicuramente, non col pennello, con le dita ancora meglio, però si sfuma bene, profumo delicato. Ed effettivamente sto testando l'ombretto che è rimasto fisso. Direi che questi erano tutti i prodotti di Rocher. Allora, fatemi sapere quale vi incuriosisse di più, se ne avete provato qualcuno, come vi siete trovate, quale testo per prima, ma comunque sia, penso di saperlo bene o male, faccio dei vari test. E niente, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, come vanno luci, microfono e tutto quanto, e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!